stato, anzi devo dire nulla, di nuovo mi via, che c'è stato da già una settimana. Guarda Stranger Things, infatti su Stranger Things verranno aggiunti due nuovi sopravvissuti, Steve e Nancy, e il Demogorgone, che è un mostro classico della serie di Stranger Things, perché è stato anche uno dei primi, anzi forse il primissimo mostro a comparire nella prima stagione di Stranger Things. Allora, perché è così interessante? E poi è stata anche aggiunta una nuova mappa, verrà aggiunta, c'è stata una presentazione generale di ciò che ci sarà, verrà aggiunto con nuovo DLC che uscirà a settembre, e ci sarà soprattutto sono stati presentati nuovi perk. La cosa importante secondo me in questo aggiornamento è appunto andarci a vedere tutti i personaggi e soprattutto le nuove modifiche, e in particolare l'abilità del Demogorgone. Allora, il Demogorgone arriva con una nuova abilità, ossia poter attraversare letteralmente dei portali. Questi portali sono posizionati in varie parti della mappa, sono 10, e il Demogorgone deve semplicemente toccarli, deve appunto il giocatore dovrà semplicemente premere un pulsante, una parte della tastiera, semplicemente premere un pulsante della tastiera, e tramite il pulsante il Demogorgone creando il portale si teletrasporterà ad un altro portale. Questi portali possono anche essere disattivati dai survivor, ma è un'azione lenta e anche noiosa sinceramente, ma soprattutto senza l'abilità del Demogorgone il gioco poi diventerebbe anche noioso, la partita diventerebbe anche scocciante. Quindi il Demogorgone può teletrasportarsi, Nancy e Steve invece non sono dotati di nessuna abilità, dopotutto come tutti gli altri survivor, semplicemente portano con sé, mi sembra, sei nuovi perk, principalmente perk che riguardano i generatori, quindi non apportano delle grandi modifiche al gameplay, apportano modifiche principalmente alla... appunto i generatori apportano delle modifiche per quanto riguarda appunto il completamento dei generatori. Nuova modifica, allora la mappa che abbiamo visto appunto, che sono i laboratori i laboratori segreti di Hawkins, che è la cittadina nella quale si svolgono gli avvenimenti di Stranger Things, è appunto importante, è una mappa molto grande, abbastanza grande, e più o meno grande quanto la mappa di Saw, che fu aggiunta con il DLC di Saw. E beh, con questo io ho finito, noi ci vediamo al prossimo video, ci vediamo a settembre a Napoli, perché questo video è stato registrato nella località di mare dove sto adesso.